Romagna e Sangiovese, c'è sempre nel mio cuore, questa via di paese ci invita a far l'amore. La briscola, il 3-7, si gioca all'osteria e col bicchiere in mano si canta in allegria. Quando viene la notte romagnola, romagnola, la mimosa bella e campagnola, campagnola, mi invita a far l'amore, amor senza pretese. E viva la Romagna, e viva il Sangiovese. Cari amici di Vita da Mercato, oggi ci ha portato qui a Gattolino e siccome che io non racconto delle balle, guarda qua, guarda che bel sorriso che c'è a Gattolino. Vi racconto una breve storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano due partigiani residenti proprio qui. Uno era Primo Targhini e l'altro Renato Medri. Targhini nato a Cesena il 20 febbraio del 1920 e Medri sempre nel 1920 il 20 agosto. Ma il 13 agosto del 1944, tramite una spiata, li hanno presi proprio con delle armi qui rifugiati a Gattolino e ahimè sono stati subito fucilati. A loro hanno dedicato due strade. Ma ragazzi, oggi qui siamo in compagnia di Chi Burdel di Trattor, dal Besci ai Trattor. Ma andiamo a vedere che bestie che sono, trattori o persone? Boh, me a so curioso e me Avag, Azzalot. Ragazzi, non ci credete, ma guarda Fat Squadron. Loro sono Chi Burdel di Trattor, la vera? Dal Besci ai Trattor. Dal Besci ai Trattor. E me, sono proprio curioso, voglio chiedere a Silvia, ma al Besci lei è l'Uriter o è il Trattor? No, al Besci sdruveva una volta, si usavano una volta le bestie per lavorare, adesso invece si usano i trattori. Noi siamo un gruppo molto affiatato al quale piace tantissimo rievocare un po' la vecchia agricoltura contadina di una volta, quindi siamo nati nel 2009 proprio con, ridendo e scherzando, proprio come quattro amici al bar, con questo desiderio di portare quattro pezzi ad una festa e siamo diventati finalmente un'associazione. Abbiamo il nostro presidente. Infatti ti volevo chiedere, ma di sotto un'associazione c'è anche un presidente, no? E quindi chi è? Pistocchi Cristian. Allora passo la palla al balzo, vai! Vai da sola. Vai. Niente, come stava dicendo la Silvia, siamo un'associazione, sono 7 anni di vita che abbiamo qui in concomitanza con la festa parrocchiale di Gattolino. Questo qui è l'anno che abbiamo dedicato al ricordo dell'orzo, praticamente abbiamo fatto tutta la rievocazione storica della trebbiatura, della cultura dell'orzo, dalla semina fino ad arrivare alla raccolta e oggi proporremo la trebbiatura con delle macchine, delle trebbie antecedenti alle trebbie posta fissa, quindi prima di questo c'erano solamente gli animali, le bestie o il classico bastone, la sirce, come si diceva una volta in dialetto, per la trebbiatura dell'orzo, dei cereali, quello che poteva essere, ecco. E poi vogliamo anche ricordare che in un'edizione siamo riusciti proprio a partire dal Besci, quindi abbiamo fatto il ciclo del grano partendo appunto dalla lavorazione, come si faceva una volta, con le mucche che aravano, quindi con l'aratro, con le mucche e la semina. Ed è stato molto bello ed emozionante, anche perché c'è da dire che sono cose che non si vedono più, quindi specialmente per i bambini, che anche per gli adulti, perché anch'io non le ho mai viste queste cose, sono sempre cose molto belle legate alle nostre tradizioni e alla nostra storia. Ma pensa te, e io che pensavo che invece le bestie erano loro, qui ci sono le bestie vere. Ragazzi, adesso facciamo una cosa tutti insieme, voi mi fate un bel oh, perché a me questo gruppo qua, Silvia, a me mi manda giù di testa, tieni il mio cappellino. Ragazzi, pronti? Oh! A me sto gruppo mi manda giù di testa! Puttane bimbo! Non
Ragazzi, non ci crederete, ma Giovanni, che sta guidando il trattore, mi ha raccontato che questo trattore stasera qualcuno se lo porta via alla lotteria, ma è tutto vero? Certo, quest'anno chi burdetti di trattore hanno voluto esagerare, hanno messo in piedi una lotteria mega galattica, con ricchissimi premi. Questo qui è il primo premio in palio che verrà estratto stasera alle 23.15 qui in parrocchia, e chi è fortunato se lo porterà a casa. Ma mi sai dire anche la marca di questo trattore, un po' la storia? Questo è un Landini 25 testa calda del 1955, 25 cavalli. Cioè, era rissoso, testa calda vuol dire così? Testa calda vuol dire che ti hai da scaldare la testa per andare in moto. Se non va. Se non va, non è che sia testa calda perché l'hai mezzmat. E andava a benzina o... Gasolio a due tempi. Calzo a voi, ma scherzo. E a quei tempi era una bestia, una bomba, perché prima di questo c'erano le mucche. Quindi stasera il fortunato sporta ca e trattore, e Landini. Ca e Landini, testa chialda. La lotteria per chi i soldi dove vanno a finire? La lotteria in beneficenza, qui il guadagno che riusciamo a guadagnare facciamo anche in beneficenza. Ma allora sai che facile è? Su tutti sul divano, andate a prendere i biglietti, andiamo. Comprate i biglietti, abbiamo i biglietti in vendita della lotteria chi burdel di trattore. E vi portate a casa tre teste calde, uno, due e tre. Saluto a tutti. Ciao. Allora, raccontaci cosa stai facendo per metterlo in moto? Certo, stiamo scaldando, accendendo il fuoco per scaldare la testa per metterlo in moto, se no non andrebbe mai al mondo. Praticamente va in circolo l'olio? No, si scalda la testa, se no non ha combustione, non ha scoppio. Ah, quindi una volta che la testa è calda lo e va? Lo e va, bravo. Adesso lo scaldiamo, tempo 10 minuti. Va in moto. Quindi sia d'estate che inverno? Sia d'estate che d'inverno, se no non va. È uno spettacolo. Cari amici, siamo con Silvio, che una volta era esperto Maldoni, adesso invece mi trattore. Ci spieghi cosa vuol dire scaldare la testa del trattore? Se no non vai in moto. Ma cosa sta facendo adesso il calore? Sta rendendo incandescente la camera di scoppio per incendiare il gasolio. Perché essendo un motore diesel a bassa compressione non riesce a polverizzare abbastanza il gasolio per incendiarlo, ha bisogno dell'incandescenza. Ma e una volta questa operazione quanto richiede? Quanti in minuti? Adesso col gas 4 minuti, 5 minuti, una volta col petrolio era molto più difficile perché la lumasta si chiamava, la lampada, quando era quasi calda, il petrolio faceva il carbone e si spegneva. Intanto che la pulivano, si raffreddava il motore. E se eri sfigato, ci mettevi anche una mezza giornata. Mi viene da pensare una cosa, però una volta che la testa è calda, poi lo metti in moto tutta la giornata o bisogna ripetere l'operazione? Cioè più volte in un giorno o una volta al giorno? Tutte le volte che lo spegni. Sempre? Cioè lui dopo 40-50 secondi non va in moto più. Perché perde l'incandescenza e non si riaccende. Quindi questi erano motori che andavano messi in moto il lunedì e spenti il sabato, perché non avendo coppa dell'olio, bastava aggiungere olio e gasolio e andavano sempre. Non si rompevano mai. Silvio ci ha spiegato bene e Silvio ci saluta tutti. Fai un saluto. Arrivederci. Possibilmente se si vedono i capelli, perché... Ma a voi mandare una roba? Più testa calda, la moglie o il trattore? Ah, ma lei ha la moglie. Lei è il trattore. Qua è per vedere quando la testa è calda, si alza la valvola, quando fa il fumo è caldo, è pronto da mettere in moto. Chiudiamo. Ragazzi, questo momento storico, attenzione! Ma subito, è andato in moto subito, è incredibile! È un gioiello questo, ciao! Non ci credevate voi? Senti che botta che ha! Sì, ma... È un gioiello! È spettacolare! È spettacolare, ragazzi! Mi sembra che sta fumando la pipa un po' come braccio di ferro! Quindi adesso lui non si deve più spegnere, perché sennò bisogna di nuovo scaldarlo. No, se lo spegni lo metti in moto immediatamente, vai in moto subito. E se te adesso fra 5 minuti lo fai spegnere,
nel giro di 2 minuti lo metti in moto, ci va. Se si raffredda bisogna ripetere, bisogna ripetere l'operazione. E questa cinghia portava, cioè questa portava una cinghia? La cinghia per mandare la trebbia, per mandare gli altri attrezzi stabili nell'aia. Che oggi vedremo, no? La trebbia. Sì, c'è una là parcheggiata che andrà in moto. Allora ragazzi, io direi che il Landini testa calda c'è e va e funziona. Saluto a tutti. Ciao. Comprate i biglietti, ce lo volete vincere. Ragazzi, qui a Gattolino, in mezzo ai trattori, non poteva mancare Mirko. Lui è il nostro appassionato di video, fotocamera, di tutto e di più, vero? Sì, è vero, perché io mi sono innamorato da bambino, avevo 6 anni, quando i miei genitori avevano i primi cingoli dei trattori e mi sono proprio innamorato. Allora ho deciso per me, io e i miei amici, a tutto il mondo, far vedere qui a Tortum, fare quello che noi facciamo. Noi dobbiamo dire che questi trattori, che noi abbiamo la passione a quei ragazzi e per amarci e per quello che i nostri nonni ci hanno insegnato ai nostri. Quindi tu praticamente la gente, se vuol vedere una festa, un trattore, tu immortali la giornata con dei video, con delle foto. Certo, anche metto la musica per fare sentire il mondo. Mi hanno detto anche a Roma, mi ha inviato al comune di ringraziare alla Lega Nord. Mi ha fatto piacere a tutti. Ma qui si parla anche di politica, invece adesso io a Mirko lo voglio mettere in difficoltà. Sei pronto con un indovinellino? Non lo so. Vai, vado. Ascolta bene, c'è un pino, bello, bellissimo. E in un ramo ci sono 110 foglie. Sei bravo in matematica? No. Vabbè, tira il vento forte forte, cascono 80 foglie. Quante foglie rimangono sul ramo? 5. Saluta tutti. Ciao ragazzi, guardatemi su YouTube, mi raccomando. A me guardate e mettete mi piace. Mi raccomando, grazie, assoluto. E un'altra cosa, io e i miei amici dovete donare a 2 euro al terremoto. Fate un piacere a tutti, grazie, ciao, grazie a te. Guardami su YouTube, mi raccomando. Alla grande, te. Alla guarda grande. Tele Romagna, okay. La TV che si ascolta e non si ragna. Ciao. Ciao. Ragazzi, nella musica c'è il tempo. Si batteva e qui c'è il battitore. Siamo con Loris e Giorgio. Ma sa sta macchina? Allora, questo è un battitore, un vecchio battitore. Si pensa che sia attorno agli anni 20 e agli anni 30. Non c'è niente da poter dire la provenienza, da poter dire quanti anni ha. Ma chi è che ti ha insegnato questo mestiere? Ma questo non è un mestiere innanzitutto. A me piace trovare gli attrezzi agricoli. Questo è un attrezzo agricolo che è stato trovato dalle parti delle balse e io me lo sono comprato e oggi facciamo la prima rievocazione. Si mette il grano, la testa della cova che viene fatto con la mietilega oppure con una BCS con legatore davanti. Si mette la cova in questo battitore e lui toglie la spiga. Toglie la spiga, toglie il grano e poi sarebbe da... Dopo che abbiamo fatto questa operazione viene lavorato un'altra volta con un setaccio per togliere la paglia dal grano. Insomma. Quanti anni fa si usava? Si è usato fino agli anni 60 o forse anche poco più nelle colline, perché nelle colline era impossibile andare con la trebbia, in quei posti naturalmente dove era impossibile andare con la trebbia e si andava con questo battitore a mano che era più facile trasportarlo. Qui in pianura forse molto molto prima degli anni 20. Ma è vero che lui è tu sei? Sì, purtroppo il mio zio che da piccolino mi ha attaccato la malattia dei trattori, di tutto quel che va in moto, non solo trattori. È vero? È verissimo, è proprio vero. L'Estebrev, la racconta preciso. L'Estebrev, ma da Burdello era un po' birichino che l'ho.
Vi fate un saluto a tutti quelli che vi guardano? Ecco, un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima volta. Ma alla vimini da fe in dialetto? E siamo qui con il nostro amico Cione, oppure Matteo, ma meglio conosciuto come Mario l'Arador, che è il proprietario di questa bellissima macchina, una vecchissima macchina mititrebbia, una trebbiatrice. Quindi vogliamo chiedere alcune nozioni di questa trebbiatrice. Ma dici, Matteo, intanto dove l'hai trovata? A Macerata. Perché è molto difficile trovare queste vecchie attrezzature. E spiegaci un po' qualcosa, la storia di questa macchina. Ah, non so, che si usava nel dopoguerra, e questa è una macchina che noi, quando la siamo andati a prendere, loro hanno detto che era dagli anni 80, che era ferma sotto un capannone e niente. È la prima volta che la proviamo a far girare, abbiamo fatto una prova prima, abbiamo visto che gira tutto e sembra che funzioni bene, però ancora dobbiamo provare bene col grano. Adesso, quando hanno fatto i nostri ragazzi di qua, vediamo di fare anche noi. Sì, infatti questa macchina qui, come si può vedere, viene azionata da un cinghione che passa qui e corre fino all'Andini testa calda, perché una volta funzionavano così queste macchine. Effettivamente è vero, sono macchine che si sono utilizzate fino agli anni 80, specialmente su nelle colline o nelle montagne, mentre già in pianura si utilizzavano queste macchine qui, che sono molto più nuove. Già abbiamo qui la Laverda. Ma ti ringrazio, Matteo, poi ci vediamo fra poco per l'azionamento di questa macchina. Ciao! Ciao! Cari amici, sempre qui da Gattolino, siamo con uno dello staff, con Davide, ciao! Ciao, ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, penso che la gente si sta divertendo, perché la gente vuol vedere i lavori che si fanno quotidianamente, anche una volta. Eh sì, è bello, perché qua ci divertiamo tutti insieme e facciamo un po' di giochi con i trattori, con tutto quello che abbiamo possibile, possibilmente lo usiamo, ecco. Davide, ma ti vedo abbronzato, scindei mer? Meriti che tir. No, è mer. Allora, questo è il tuo compagno di viaggio? No, questo è il compagno di un mio amico, ma lo sto utilizzando io per aprire i tagli, per fare queste arature. Allora, ci farai vedere, per tutti noi, per tutti quelli che ti guardano in Teleromagna, un'aratura? Va bene, facciamo due solchi e andiamo. Sei pronto? Sono pronto. Diglielo a tutti, siamo pronti? Siamo pronti, partiamo. Davide, andiamo? Andiamo. Via. Vai, Davide, vai. Vai, andiamo, via. Vai. Ragazzi, questo è Andrea, detto Ghedo, De Macanin, ciao! Ciao a tutti ragazzi, come va? Te, mi sa che questi lavori li hai fatti o li fai ancora, o no? O li facevi? Ma no, adesso di la verità non è più il mio ramo, io sono operaio metalmeccanico, fag e fab. That's them, però, i tuoi? Ma dai, mi va, aveva il Fregli, sì, però avevamo un trattore, un Lamborghini a Rodi. Io mi ricordo che cantavi. Ah, c'era, quelli erano altri tempi, lì quando avevamo sui 20 anni che andavamo all'Ottoberfest, il mitico Ottoberfest. Ne abbiamo fatte delle serate, eh. Dai, Ghedo, saluto a tutti quelli che ti guardano. Ciao, un saluto a tutti i telespettatori di Teleromagna, da Ghedo e Michelone. Ciao a tutti. Ciao. Cari amici, qui da Gattolino siamo con Elia, ciao. Ciao. Elia, sapete adesso? Attacca la sletta in detrattor, attacca la cadena tra il trattore e la sletta e poi metti in tir. Ci pronto? A sono pronto. Allora vai, saluta tutti prima. Ciao a tutti. Vai Elia, siamo tutti con te. Ciao. Ragazzi, siamo con Nicolas, adesso ci farà vedere la forza che avrà il suo trattore. Attacchiamo, io ho 50 cavalli, stesso peso, stessa cavalleria e vediamo chi tira di più. Lui abbiamo attaccato alto, che così il trattore tenta a tirare un po' di più col peso e basta. Cioè, praticamente chi perde paga da bere? Sì, esatto. Saluta a tutti. Ciao. Tanto lui perde. Adesso vado da lui. Va bene, ciao. Siamo con Mattia, ciao. Ciao. Mattia, sai che fasia qua?
facendo un gran casino, facendo. Ci tiriamo uno con l'altro. Sì, ma lui ci crede e vuol vincere lui, eh? Ah, adesso te lo dico dopo. Non sono sicuro ancora. Se dovesse scommettere uno che ti sta guardando a Teleromagna, chi vince secondo te? Ah, io spero io, però non lo so. Saluto a tutti. Ciao a tutti. Questa potenza, Landini contro Ford. Chi vincerà? Attenzione, il Landini. Ma il Ford non molla. E vince il Landini. No, dice di no. Alta. Ragazzi, qui a Gattolino, alla festa dei Trator, siamo con Milena e Linda. Ma le bariste qui, in un campo, in mezzo a tutti questi trattori, sai che fasi? Come, cosa facciamo? Diamo via la birra, la Coca-Cola, tanta birra, hanno una sete tutti, che mai? Ah, va più la birra o la Coca-Cola? La birra, mena brea soprattutto. Ah, la Coca-Cola non va? Poco. Com'era? Ah, non lo so, si vogliono alcolizzare. Ma io voglio fare una domanda tecnica, a voi piacciono i trattori? Sì. Cioè, vi piace di più il trattore o quello che sta sul trattore? Quello che sta sul trattore. La lista il trattore, no, il trattore. Non dire bugie, sì, sincera, dai. Ma io credo di più a lei, dai. Allora ragazzi, c'è tutti i teleromani che mi stanno guardando, tutti quelli che guardano la TV, fate un bel saluto. Ciao! Un bel sorriso! Ciao! L'anno prossimo! Venite qua alla festa l'anno prossimo! Qua Usbe! Usmania! E festa ci guadagna e assieme a post! Alla grande! E a salut! E grazie! Ragazzi, qui a Gattolino siamo con Tamara. Praticamente te vuoi bere, devi passare da lei. Per forza, bisogna pagare per venire a bere. Però c'è anche gratis, soprattutto per quelli che lavorano. Maglia gialla. Ah, lo staff. Lo staff. Ma come si farebbe senza di loro? Niente, la festa non ci sarebbe. Lavorano mattina e sera e poi tutto l'inverno per preparare i vari trattori. Ma questi trattori attirano un sacco di gente. La gente vuole tornare un po' alle vecchie radici, non lo so. Penso proprio di sì, che vogliono tornare alle vecchie radici. Ne abbiamo bisogno? Penso di sì. Cioè io dico che per fare un passo avanti a volte bisogna farne due indietro. Secondo me dovrebbe farne 10 indietro. Hai capito? È saggia la Tamara. Cara Tamara, come va la festa? Benissimo. Mi fai un saluto a tutti quelli che ti guardano? Saluto tutti, grazie per essere arrivati alla nostra festa. Grazie a voi. Ogni festa, ogni epoca ha il suo ragioniere. Fantozzi aveva Fellini e noi abbiamo Luigi. Complimenti. Caro Luigi, lei strappa i biglietti dalla lotteria, sì, che si porteranno a casa un bel trattore a testa calda. Sì, e non solo, e tanti altri bellissimi premi. Ma i conti tornano o i torni contano? No, i conti tornano perché abbiamo delle bravissime ragioniere. Io sono uno dei tanti. Ah, quindi ragazzi, qui è una squadra, la squadra che vince. Di ragionieri. Anche qualche commercialista abbiamo. Beh, c'è anche le veline dietro, eh? Abbiamo delle bellissime ragazze, abbiamo tutto quanto. Enzo, manca nulla. Riprendi le veline dietro. Che è meglio. Ragazzi, fatemi un bel saluto a tutti quelli che vi guardano. Grazie, saluti a tutti, buone cose. E siamo qua con il nostro amico Silvio Pasini, oltretutto anche il nostro socio, siamo orgogliosissimi di averlo fra noi perché è uno dei più grossi collezionisti di tutta la Romagna. Oggi oltretutto ci ha deliziato di due chicche meravigliose, questi due bellissimi trattori. Ma ce li facciamo spiegare direttamente da Silvio. Allora, questo è un trattore a petrolio americano, dei primi del primo ventennio del Novecento, quattro cilindri a petrolio, avviamento a benzina, e poi funziona a petrolio, è una delle macchine prodotte quasi in maggior quantità come numero perché è stato prodotto dall'inizio degli anni 20 fino alla fine degli anni 40, è motore a 4 cilindri, 30 cavalli, non saprei cosa dirvi altro. No, cioè, va benissimo così. Sì, ora, se ci vuoi spiegare anche quest'altro trattore che è meraviglioso dietro di te, alle nostre spalle, è un bellissimo trattore rosso. Questo è un Breda italiano, della famosissima Breda, che era un costruttore oltre
macchine, movimento delle ferrovie, movimento terra, hanno fatto un po' di tutto. Questo qui è, diciamo che è uno degli ultimi che probabilmente non doveva neanche nascere perché è stato fatto negli anni 50, quindi okay. È un 50 cavalli testa okay. calda, prodotto in pochissime unità. Probabilmente ne sono rimasti 5-6 al mondo. Grazie Silvio, ti salutiamo, grazie, ciao a tutti, ciao ciao. Cari ragazzi, siamo qui a Gattolino nel centro della festa con Morena e la Silvia, ciao! Ciao! Ma voi siete solo staff, amiche, non so, conoscete? Noi siamo curiosi. Attenzione, siamo due asdorine. Ah, due asdorine. Io proprio asdora, Ah, lei è sì, proprio perché asdora. Io sono più piccola. Okay. Di altezza? Donne. Siamo le due donne. Le due donne del gruppo. Inizialmente eravamo noi solo, basta. Adesso si è aggiunto qualcuno, per fortuna. Qualche altra donna ci fa compagnia, perché altrimenti... Anche le donne piacciono i trattori. Io voglio sapere una cosa. Una Zora, per essere una Zora, sel cladafè. Non deve avere paura di camminare tra la terra, di prendere un po' di polvere e di sentire il rumore dei trattori, che è bellissimo. No, no, la proprio da saver fare la sfoglia, una breve Zora. Te dico me, te dico. Sono capace. No, no, una bella sfoglia e un bel piatto a tagliatelli. Questo imparerò. Allora, salutate tutte le Zore che vi guardano su Tele Romagna. Ciao Zore! Ciao! Ragazzi, siamo con una zappatrice speciale, con Nicolas, Mattia e Filippo. Fiesta ti tenta tre volte tanto. Gran macchina, hai visto che gran macchina che abbiamo? Una fiesta da buon? Una fiesta da buon, fiesta 1100. Ma di che è stata l'idea di tagliarla e farla diventare una super zappatrice? Ma era un po' che ce l'avevamo in testa sta cazzata, ci siamo trovati, l'abbiamo fatta e è venuto quel che è venuto, via. Sembra una bella roba, una patacata, via, sono ragazzi. Ma diciamoci la verità, voi lo fate per cuccare, dai, di la verità. Sì, no, no, è giusto così per divertirsi. Perché non si cucca con sta zappatrice. Ah, grande, sì, sì, è fatto apposta, è lui che... Deve fare le vasche a Cesenatico d'estate, ogni tanto, capita. Ragazzi, io direi di far suonare le trombe, cosa ne dite? Salutare tutti e ce ne andiamo. Ciao Enzo! Noi ce ne andiamo, ciao! E siamo ancora in compagnia del nostro amico Pasini Silvio, che ci illustrerà queste bellissime zappatrici di proprietà di Loris Pistocchi. Ma dici Silvio, raccontaci qualcosa di queste meraviglie. Dunque, qui abbiamo le tre versioni della Moto Guzzi, motore a lodola, motore zigolo e motore dingo. Tutte funzionanti a petrolio. Ovviamente a benzina. Poi questa abbiamo la moto, una cosa molto bella perché montava il motore con la coppa dell'olio del motor da corsa. Poi abbiamo le Bungas, macchine che venivano costruite in Italia, ma erano non so se erano austriache, non saprei neanche. Poi abbiamo le tre Grillo, le prime zappatrici Grillo. Erano i motocoltivatori che negli anni 50-60 hanno tolto all'uomo la fatica più brutta, diciamo, perché hanno fatto di tutto, dalla ratura al trasporto delle merci, alla zappatura, quindi diciamo che sono state la forza motrice delle case fino verso gli anni 80, che sono venuti fuori i trattori, perché poi nelle nostre zone i trattori sono arrivati molto tardi. Ed è stata quindi una bella fortuna. Grazie, ciao, ciao a tutti. Con un sottofondo musicale, Trattor della Romagna, siamo con la Giumba e Giumbo, ciao! La Giumba è tifosa del Cesena, io lo so! La Giumba è tifosa del Cesena! Forza! Iuri! Gli piace Diuric! Forza Diuric e forza! E forza? Cesena sempre, guarda qua! Ma loro sono innamorati cronici! Ragazzi, siamo con Massimo per gli amici in mela, ciao! Ciao ragazzi, ciao a tutti! Che fa? Le opere ho visto col ferro? Col materiale di recupero. Ah, riciclo! A riciclo, sì sì, materiale di recupero, acciaio, ferro, rame, ottone, e ogni tanto anche plastica, vetro, capita anche il cuoio, la gomma.
quel che trova e fai quello. Prova a montare. E questo è un treno a vapore. Questo è un treno a vapore, è una cardella, questa è una cardella. È una cardella, Burdè. La cardella la fai a maniera, un servizio a ciura. Aveva fatto neanche galetta qua, eh. Dire, dire. Aveva fatto anche galette. Mela, ma sei un artista, vero? A 193.000 gradi. Io ci provo, ce la metto tutta, ragazzi, ce la metto tutta. Speriamo di riuscire. Allora, saluta tutti quelli che ti guardano. Vi voglio bene. Un ciao a tutti, dammi l'art. Ah, io dico la mia, riciclate anche le mogli. Riciclate. Anche le mogli. Ah, no, le mogli, lasciali stare ormai. Anche la mamma delle mogli, a voi dire no. No. La suocera. Ciao a tutti, ciao! Ciao ragazzi, ciao! Riciclate però! Ragazzi, non poteva mancare un artista, Succi Mario di Cesena, ciao! Sorci! Collini di Cesena! Ma sapete Mario, con i vimini? Sapete? Sì, tutto con i vimini, è un hobby da molti anni che li faccio in famiglia, faccio un hobby invernale, diciamo, e mi diverto così, li do agli agriturnisti, i piccolini, le do quelle cose ai presepi, anche i presepi piccolini, e mi diverto così in famiglia. A voi sapete da chi l'ha imparato? Quelle che venivano a casa mia, anziani che sono vecchi, adesso sono al cimitero, diciamo, questi vecchi. Quindi impara l'arte e mettila da parte? Sì, ho imparato io, siamo quattro fratelli, e mi ha detto bisogna imparare qualcuno. E allora ho imparato. E mi cemento a fare questi lavori qui, perché a Cesena ce ne siamo pochi che li fa, eh? Ah, lo so magari. Allora guarda, mentre ci fai vedere il tuo cesto, salutami tutti quelli che ti guardano. Va bene, un saluto a tutti i miei conoscenti, Giorgio. Ok, tutti, questo è il mio lavoro. Le veline, gelataie, ci dicono qualcosa. Seguite Vita da Mercato, che è un programma bellissimo. Io non ho suggerito, lo giuro. Ahimè, la puntata qui di Gattolino, da chi Burdel di Trattor, finisce qua. Però ragazzi, Vita da Mercato continua e quindi seguiteci. Ciao. Nella mia fattoria c'era un trattore solo, comprato da mia zia, lasciato sotto al velo. Non chiesero chi ero, non dissero perché, ma l'hanno rubato ieri, ma l'hanno fregato a me. Perdere il trattore quando si fa sera, quando l'hai comprato